Ciao e bentornati sul mio canale. Finalmente ritorniamo con la rubrica che tanto amate, ovvero quella relativa ai progetti con Arduino. Oggi della serie 100 progetti con Arduino Uno vi faccio vedere come realizzare un semplice vomiter audio mono, digitale sì, ma con stile retro. Nel precedente progetto avevo scritto un codice per visualizzare una bar graph su un display LCD. Molti di voi in privato mi hanno scritto chiedendomi se fosse possibile collegare il sistema ad un'uscita audio in modo da trasformarlo in una sorta di vomiter. Io ho risposto a tutti di sì e adesso vi faccio vedere come fare. Per non ripetermi, questa volta utilizzerò un display sempre 2C ma di tipo grafico. Questo piccolo modulino SSD 1306 è un display OLED da 0,96 pollici. Permette di gestire una risoluzione di 128x64 pixel e ha solo 4 pin di collegamento, di cui 2 utilizzati per l'alimentazione. Questo modello che ho io è monocromatico, ma credo ne esista una versione a 2 o 3 colori. Ha un costo molto contenuto, circa 5 euro o meno, dipende poi da dove lo acquistate, ed è veramente molto bello. L'ho già utilizzato nel progetto della stazione meteo, qui sopra nelle schede vi linko il video. Penso che lo troverete spesso nei progetti futuri che posterò sul canale. Per costruire questo semplice progetto vi servirà come sempre una scheda Arduino Uno Rev3, ma potete anche utilizzare un altro modello, l'importante è che abbia un ingresso ADC e supporti il protocollo di comunicazione seriale I4C, il display e dei cavetti per i collegamenti. Io, per semplificarmi la vita, ho utilizzato due di questi modulini con ingresso femmina di tipo jack da 3,5 TRRS, uno per collegare la fonte audio d'ingresso e l'altro per avere un'uscita da collegare alla mia cassa amplificata. Ah, ed anche una breadboard. Per tutti gli audiofili che guardano questo video, il progetto è solo un esperimento, serve a testare le potenzialità di Arduino ed imparare come funziona il codice. Mi sembra ovvio che non parliamo di un vomiter reale e tarato, ma solo di una simulazione, visto che mancano una serie di blocchi di adattamento iniziali, per condizionare il segnale d'ingresso. Realizzando un vero vomiter, usciremmo dal mondo della programmazione per passare a quello dell'elettronica pura ed il sistema diventerebbe più complesso. Passiamo a montare il tutto. Il display va alimentato con la 3,3 volt, altro requisito nel caso utilizzaste un'altra scheda. I pin dell'I2C, come sempre, SDA su SDA o pin A4 e SCL su SCL o pin A5. Dei moduli jack utilizzeremo solo il pin del canale sinistro, che è il pin tip, ed il GND sul pin sleeve. Lo schema di collegamento e tutte le altre informazioni, le troverete nell'articolo che ho scritto sul blog. Sotto nella descrizione del video trovate il link.
sistema montato, adesso carichiamo il codice. Mi raccomando, ricordatevi sempre di copiare le librerie che vi metto nel file zip nella vostra cartella librerie di Arduino, altrimenti poi il progetto non funziona. Se avete Windows, la cartella si dovrebbe trovare in Documenti Arduino Libraries. Altrimenti su Mac dovete entrare nel pacchetto dell'IDE di Arduino, sempre nella cartella Libraries. Mi raccomando, solo le cartelle delle librerie singole, non la cartella librerie che le raccoglie tutte. Ora proviamolo. Bello, quasi quasi ne faccio una versione a due canali, magari con un amplificatore tutto suo. Ci penserò. Anche per il video di oggi è tutto, mettete like se vi è piaciuto e condividetelo, magari anche sul vostro stato WhatsApp. Se vi siete trovati qui per caso vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube e di spuntare la campanellina delle notifiche in modo da non perdervi altri progetti simili, anzi pure più belli. Seguitemi su tutti gli altri miei social e anche su Patreon. Adesso mi trovate anche lì, dove a breve proverò a caricare contenuti più di nicchia. Tutti i link li trovate in descrizione. Ciao e ad un prossimo video.